Siamo in compagnia e approfittiamo di questa occasione per dare il benvenuto a Biancavilla al nuovo preside della Luigi Sturzo, Sergio Marra. Oggi giornata dell'Open Day, ce ne parli. Beh, l'Open Day è un'iniziativa che ho voluto io fortemente dopo l'esperienza napoletana, perché diciamo che a Napoli, io che vengo da Napoli, siamo praticamente facciamo l'Open Day in quasi tutte le scuole della città. E volevo portare questa mia esperienza qui a Biancavilla nel momento in cui dobbiamo chiedere ai genitori e invogliare i genitori a iscriversi in una scuola che di per sé è una scuola già di alta qualità. Quindi, come potete vedere dalle immagini che avete ripreso, è una scuola praticamente che offre una organizzazione didattica e progettuale di alto livello. Noi privilegiamo nell'Istituto Luigi Sturzo la didattica laboratoriale. I nostri docenti sono docenti che partono dal presupposto che il laboratorio, quindi l'esperienza pratica, sia fondamentale per poi essere supportata dalla teoria. Di solito prima si faceva in maniera diversa, si passava dalla teoria alla pratica. Per giunta tutte le aule sono aule fornite di lavagna multimediale, interattiva multimediale, quindi i ragazzi sperimentano anche l'apprendimento attraverso la lavagna multimediale, più tutti quelli che sono i laboratori di informatica, di educazione tecnologica, di scienze, che fanno della scuola Sturzo un po' il fiore all'occhiello del territorio. Non ci dimentichiamo l'indirizzo musicale, perché l'indirizzo musicale di per sé rappresenta una tradizione e un'innovazione del territorio, con un'orchestra di 70 elementi che si sta ponendo in evidenza in ambito regionale, in ambito nazionale. L'altro giorno siamo stati presenti a un convegno, siamo stati invitati ad un convegno dove i ragazzi hanno suonato gli inni istituzionali davanti alla al procuratore della Repubblica di Catania e altre cariche istituzionali. Quindi vuol dire che della Luigi Sturzo se ne parla, e spero, non con molta modestia e non per mia volontà, ma per tutto quello che è stato fatto in 50 anni, e questo è il 51esimo anno della scuola, che praticamente se ne parli sempre di più. La cosa bella è che adesso siamo alla seconda, terza generazione di alunni, prima i nonni, i padri, adesso i figli. Quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie.